A seguito della recente pubblicazione della delibera di giunta regionale che ha ridisegnato la fisionomia dell'ospedale di Grottaglie, riconvertendolo in presidio territoriale di assistenza, la consigliera regionale di Forza Italia, Francesca Franzoso, e il segretario regionale del partito, Mauro Dattis, hanno verificato reparto per reparto il reale stato di avanzamento dei lavori, incontrando poi gli organi di informazione. Il numero relativo ai posti letto per la riabilitazione, su 40 ne sono stati attivati solamente 10. Quindi la cosa importante adesso è mettersi al lavoro per attivarne la restante parte, che è la parte maggiore. E poi un'altra cosa da dover immediatamente creare è l'ospedale di comunità che noi chiediamo già dal 2017, vincolato però a un accordo con i medici di base, un nodo che dovrà essere sciolto negli uffici regionali, riguardante più che altro la contrattazione del lavoro di questi medici. Abbiamo preso atto che l'ospedale di comunità è in ritardo per questioni contrattuali, ma queste questioni contrattuali, burocratiche, non possono e non interessano agli utenti, ai pazienti, agli anziani di Grottaglie e di tutta questa zona. Quindi la Regione immediatamente deve trovare il modo di risolvere queste vicende burocratiche, perché l'ospedale di comunità di Grottaglie non è l'ospedale di comunità solo di Grottaglie, ma è l'ospedale di comunità di un'area già fortemente in difficoltà, anche per ragioni, come posso dire, di viabilità, geomorfologiche.